Ci siamo? No, non ci sono. Bobolone, ci siamo? Ehi! Oh yeah. Ready, we go now. Yeah. Yeah. I got an angel holding on to me. I got an angel holding on to me. You should never die. Who I'm. I got an angel putting on me. I got an angel putting on me. It's your name and life. I see me, man. It's your name and day.
Oh, non mi sento, non mi sento! Ci siete? Oh man! Oh, we gotta go now. Okay. Okay, what's the next one? Oh yeah. Signore e signore, ci siamo, ho bisogno delle mani però, la prossima pezzo. Ok. Signore e signore, la Bruna! Yeah. At first I was afraid, I was petrified. Can't think and I can never live without you by my side. And I stand alone so many nights, thinking I am coming wrong, and I guess you're wrong. Just turn around now. See you now, I'm walking in the dark. When you want your time and I hurt you with your vibe.
so much. Ho voglia di sentire le mani, ho voglia di sentire le mani, datemi tempo. Come on! Yeah! Michele, vieni sul palco, Michele, dov'è? Signore, applauso, applauso, Michele, dove sei?
il presidente, the president. Eccola. Buonasera a tutti. Se volete prendervi un po' da bere, c'è il frighetto lì con l'acqua e fresca. Sì. Allora, sì. Che bello vedervi qui così numerosi questa sera. Ringrazio innanzitutto Christian che anche quest'anno ha portato qua Bovolone e tutti i suoi amici per una serata già entusiasmante dopo 10 minuti che abbiamo cominciato. E ringrazio la Proloco che ci dà ogni anno la possibilità di essere qui in centro, insomma, a fare un evento così importante. Per noi è molto importante, noi donatori di sangue, essere qui questa sera all'inizio dell'estate. L'estate è una stagione bellissima perché insomma c'è caldo, forse a volte anche troppo, ci sono le vacanze, ci si riposa, insomma, però per gli ammalati non è una stagione proprio, diciamo così, positiva, perché d'estate, che è la stagione che forse abbiamo anche più tempo, è la stagione che la donazione del sangue tende ad essere un po' più difficile, i donatori di sangue vanno un po' meno a donare. Ed è per questo, insomma, che siamo qui all'inizio dell'estate, proprio per promuovere la donazione del sangue. Proprio l'altro giorno è arrivata una comunicazione dagli ospedali di Verona con un elenco di donatori che già da domani potrebbero andare a donare sangue, che è da un po' di tempo, insomma, che non donano. Con scritto sopra, non sarà proprio professionale, ma dà veramente l'idea dell'emergenza che stiamo vivendo, dell'emergenza sangue, con scritto chiamare abuso. Quindi, insomma, ecco, dall'ospedale ci hanno scritto così. Quindi, ecco, l'invito che vi faccio faccio innanzitutto ai donatori di sangue di non aspettare di essere chiamati, ma di andare a donare regolarmente. E chi non è donatore di sangue, di pensarci, è un gesto che costa veramente poco. La donazione di sangue dura 10-15 minuti al massimo, per 3-4 volte all'anno. Quindi veramente ci costa pochissimo del nostro tempo, ma può dare grandi soddisfazioni, e soprattutto per chi riceve il nostro sangue vuol dire molto, a volte vuol dire proprio veramente aver salva la vita, perché appunto il sangue è come l'aspirina quando abbiamo il mal di testa, se chi deve riceverlo non lo riceve rischia veramente, insomma, di avere avere grossi problemi o addirittura, insomma, di perdere la vita, purtroppo. Quindi il sangue è un bene fondamentale per tutti noi, e soprattutto noi che abbiamo la fortuna, insomma, di essere sani, di donarlo a chi ne ha bisogno. Ecco, quindi ecco, l'invito che vi rivolgo appunto ai donatori e a chi non lo è, e di andare nei centri trasfusionali della nostra provincia di Verona. Qua a Bovolone siamo fortunati, abbiamo un centro trasfusionale che funziona molto bene, abbiamo un medico molto preparato e sempre disponibile, un'infermiera che anche lei, insomma, preparatissima, due ottimi professionisti che sono sempre pronti ad accogliere i donatori e chi vuole diventarlo, fornendo consigli preziosissimi e indirizzandoli, insomma, nel miglior modo. Ecco, quindi l'invito che vi ripeto è quello di andare a donare. Per gli orari abbiamo appeso uno striscione proprio lì davanti all'ospedale, quindi è semplicissimo, insomma, da vedere. Magari qualcuno passando lì davanti l'ha già notato. Comunque vi ricordo gli orari, è aperto tutti i lunedì e giovedì, la prima domenica e terzo sabato di ogni mese, praticamente dalle 8 alle 10. Può diventare donatore qualsiasi persona maggiorenne, quindi dai 18 anni in su fino a 60 anni si può diventare donatore di sangue, quindi non solo giovani, ma anche, insomma, qualche persona un po' più, diciamo, avanti con l'età. Abbiamo bisogno soprattutto di giovani ed è per questo che abbiamo organizzato questa serata di musica,
proprio per cercare di coinvolgere e avvicinare i giovani. Che dire, direi di non dilungarmi più di tanto, visto che ormai insomma ho già parlato più che a sufficienza. Lascerei a Christian e ai suoi grandi amici artisti il microfono e auguro a tutti una buona serata e una buona musica. Grazie ancora. Ancora un applauso, Michele! Mi raccomando, è importante. Ok, ho voglia di sentire le mani però, datemi tempo. Ci siete? Di più? Come on!
let's do it, 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 let's do it. I won't get you, I won't.
Thank you.